È stato presentato a Palmi presso l'aula consiliare del comune l'ultimo lavoro letterario del magistrato Rocco Cosentino. Dopo niente di cui pentirsi, succede tutto per caso, arriva adesso, fresco di stampa, in libreria dal 30 aprile, L'eloquenza del silenzio, tratto da una storia vera. Un libro che può essere definito come un romanzo storico multitemporale dalle fosche tinte noir. L'eloquenza del silenzio è un romanzo storico multitemporale dalle fosche tinte noir. È un romanzo che si ispira a un fatto vero, la storia di Domenico Saletta che il 22 maggio del 1945 venne fucilato sul lungo lago di Locomo. È un vicequestore aggiunto della questura di Como. Questo è il fatto a cui si ispira il mio romanzo. Poi da questo fatto vero ho tratto lo spunto per imbastire una storia che si dipana tra passato e presente. Passato, Como Palmi 1944-1945, presente, Palmi Como 2013-2014. Inutile dire che poi queste due storie si troveranno un punto in comune che darà il senso di tutta la storia, darà il senso e si capirà perché e per come la giustizia alle volte sia ingiusta, lo è stata sia nel passato e purtroppo anche nel presente. All'incontro erano presenti il sindaco di Palmi Giovanni Barone, il consigliere di maggioranza Antonio Papalia, a cui è toccato l'onore di essere il moderatore della serata, e non per ultimo il vice sindaco e consigliere provinciale Giuseppe Saletta, nipote del protagonista del romanzo di Cosentino, Domenico Saletta, funzionario di polizia, condannato dal Tribunale Militare Straordinario di Guerra alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena nei drammatici anni 1944-1945, di cui con la sua storia avventurosa e tragica è stato fonte ispiratrice dell'ultimo noir del magistrato. Alla presentazione anche il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa. Ci sono tanti motivi che ci spingono ad essere presenti, intanto per rendere onore a una vittima della resistenza vista da un altro punto di vista, se così si può dire, è una lettura romanzata del dottore Cosentino, al quale va il nostro apprezzamento per questo sforzo letterario che non è il primo e ci auguriamo non sia l'ultimo. E poi i motivi di affetto che mi legano alla famiglia Saletta, Giuseppe, vicepresidente del Consiglio Provinciale, ma al di là dei ruoli politici c'è veramente affetto ed era giusto essere presenti per testimoniare questa vicinanza sia alla famiglia che per ricordare un momento che poteva essere evitato per tutta una serie di motivi che scopriremo nel romanzo.